Un po' di chiarezza, sono tante le problematiche, l'abbiamo riscontrato nell'ultimo consiglio, ma giustamente da quello che stavate dicendo ci sono delle cose veramente impellenti che, sulla quale la maggioranza dovrebbe ragionare e anche in fretta. Sì, la notizia di ieri, la lettera inviata dal dirigente dei servizi sociali che avvertiva le famiglie che l'asilo nido non sarebbe partito il 1° di ottobre per la mancata approvazione del consolidato. A noi del centro-sinistra questa comunicazione prima ci ha fatto nascere un senso di rabbia perché da mesi noi sosteniamo che questa maggioranza divisa, che litiga, non sia in grado più di governare né la macchina amministrativa né tantomeno la città. Loro stanno giocando sulla pelle dei cittadini. Poi però andando a approfondire l'aspetto normativo ci siamo resi conto che in realtà la mancata approvazione del consolidato non impediva assolutamente alla struttura di assumere a tempo determinato le tre educatrici necessarie, perché la legge questo lo permette. Allora delle due l'una, o la struttura ha scaricato spazzafumo dopo che è stato scaricato dalla sua maggioranza e quindi la struttura, pur sapendo di poter fare le assunzioni, ha preferito comunicare alle famiglie che la mancata approvazione del consolidato, quindi il difetto della maggioranza, comporta il disservizio. Oppure l'amministrazione per l'ennesima volta ha dimostrato di non governare la macchina perché Spazzafumo aveva chiare le difficoltà nell'approvazione del consolidato, le aveva chiare almeno dal 10 settembre, poteva riunire tutti i dirigenti, il segretario comunale e studiare con loro la possibilità di intervenire in caso di mancata approvazione del consolidato. Non lo ha fatto perché di fatto è impegnato più a tenere con la colla e con lo scotch questa maggioranza e il potere piuttosto che a pensare ai problemi dei cittadini. Dottoressa, siamo arrivati al punto di non ritorno, da come abbiamo capito. Secondo noi sì, secondo noi ormai è da tagliare questo filo che è sottilissimo che ancora tiene insieme la maggioranza. Quello che è successo, quest'ultima cosa è secondo me molto grave, perché poi a pagarla sono sempre i cittadini, cioè questa superficialità nelle scelte, nel non capire che si incorrevano in un rischio del genere, alla fine chi lo paga? Chi lo paga? Non le pagano le famiglie, soprattutto di solito i genitori, le mamme in questo caso di cui ci riempiamo la bocca, aiutare il sociale, aiutare le famiglie, aiutare il ruolo delle mamme e così via, che dovranno rimanere a casa in questi 4 giorni. Speriamo che abbiano i nonni a questo punto. Presenterete una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco? Noi ne abbiamo parlato, accennato, sì, pensiamo di presentarla in modo che diciamo che farà un consiglio comunale per il consolidato e che dovrebbe essere approvato e quindi la macchina amministrativa possa un po' ripartire, oppure non viene convocato e vediamo quello che succede in seconda battuta. Grazie. Perfetto. Okay.